Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di partire è da fare una piccola premessa: non tutti sanno cos'è il BIM e magari guardano questo video per la prima volta. Il BIM è l'acronimo di Building Information Modeling ed è la metodologia collaborativa, che comprende più professionisti in campo come progettista, strutturista ed impiantista, con la quale viene realizzato un modello virtuale in scala 1 a 1 del progetto che andrà realizzato. Le peculiarità del BIM sono le informazioni che vengono contenute all'interno degli elementi che compongono l'edificio. Tutto il modello è collegato da elementi specifici che consentono di ideare, progettare, cantierizzare, manutentare e dismettere l'edificio. Tutto il ciclo di vita dell'immobile può essere racchiuso nel BIM. Il CAD, invece, permette l'elaborazione di un progetto attraverso disegni 2D e 3D. Si limita al disegno di elementi grafici semplici come linee, cerchi ed archi. Non è un metodo collaborativo, pur consentendo la condivisione di informazioni attraverso scambio di disegni e schemi. Avendo questa veloce infarinatura, possiamo partire. Facciamo degli esempi pratici, perché di dati ne vediamo già troppi in giro. Analizziamo l'iter professionale da seguire per la progettazione di un piccolo intervento, quale la ristrutturazione di un immobile. Che sia di un'unità abitativa, commerciale, poco importa. Il cliente pone i suoi vincoli progettuali e tu, progettista, inizi la fase di studio e di concept. A prescindere che è sempre consigliato studiare il concept con carta e penna, o se sei più tech, con pad e penna alla mano, riusciamo a farci un'idea del futuro progetto. Demolizioni e ricostruzioni che plasmano la nostra idea nelle nuove zone che formeranno il nuovo ambiente. Dopo aver fatto il rilievo del caso, ci si sposta in ambiente digitale. Partiamo con il CAD e ci troviamo di fronte a comandi semplici che ci permettono velocemente di trasferire ciò che abbiamo su carta nello spazio virtuale. Usando linee semplici e polilinee andremo a creare quanto ci serve: muri perimetrali, muri divisori interni, elementi di arredo funzionale. Sappiamo che il cliente, non essendo un architetto o un tecnico che sia, dovrà essere accompagnato nel nostro progetto tramite realizzazioni di sezioni per far comprendere meglio le altezze e la realizzazione di modelli 3D per far comprendere meglio gli spiazzi e lo studio degli arredi funzionali. Il 3D è la parte che più ci può rubare tempo. Sul classico software CAD è complesso e a volte limitante, quindi si preferisce magari usare software come SketchUp o Blender. Dopo svariati giorni abbiamo finalmente le nostre tavole di presentazione con modello 3D e render più o meno fotorealistici. Il cliente quasi sicuramente farà delle osservazioni che porteranno ad intervenire sul tuo progetto, andando a modificare anche sostanzialmente tutti i disegni. Questo comporta la modifica delle planimetrie architettoniche, di quelle per lo schema elettrico e quelle idrico-sanitarie se necessario, le sezioni da ridisegnare in base alle nuove tramezzature e ovviamente rifare tutto il 3D di conseguenza all'arredo per avvicinarsi ai nuovi gusti del cliente. Questo iter va a ripetersi in un loop quasi infinito finché non si trova l'accordo fatidico, da cui si potranno disegnare i particolari esecutivi che andranno in cantiere senza dimenticarci degli elaborati da portare in comune. Invece ora vediamo la stessa situazione in ambiente BIM. Ci troviamo di fronte ad un'interfaccia ad elementi, quindi muro, porta, finestra, solario e così via, che ci consente, con una partenza un po' più a rilento del CAD per via del setup iniziale da fare, di creare direttamente i vari elementi che compongono l'immobile. Disegnato l'involucro e le tramezzature interne, si può passare direttamente allo studio degli arredi con elementi di arredo già esistenti o modellando in 3D come se stessimo su SketchUp o Blender, come detto prima. Il plus di questo vantaggio è che abbiamo il modello 2D seguito direttamente dal modello 3D. Questo concetto vale per tutti gli elementi che effettivamente abbiamo disegnato. Per creare la sezione basta usare l'apposito comando per avere in 2, al massimo 3 clic il risultato ottenuto. Stessa procedura per il 3D e per il rendering. Un unico software per avere più informazioni possibili. Arriva l'incontro con il cliente, che anche qui ci cambia le carte in tavola. Ma ora, in pochi passaggi, spostando muri, ambienti, planimetrie, avremo già tutte le viste aggiornate, quindi piante, prospetti, sezioni, 3D e tavole costantemente aggiornate. Non solo, perché BIM è informazione, quindi potremo creare abachi dei locali, delle porte, degli infissi, degli interruttori elettrici, realizzare anche il computo degli intonaci, il tutto per avere un prodotto finale il più fedele e completo possibile alla cantierizzazione futura. Il vantaggio, oltre dal punto di vista delle tempistiche in fase di elaborazione dati, è di tipo economico in cantiere. Tutte le quantità sono precise ed aggiornate ogni volta che ci servono. Ovviamente, a questo il rilievo dello stato di fatto deve essere corretto.
La domanda che vi potreste porre è: ma tu, in fin dei conti, cosa preferisci? La risposta non è scontata, come si potrebbe presupporre, bisogna essere flessibili e sapere cosa usare in base al progetto. Come detto, se trattiamo una ristrutturazione totale di un immobile, anche solo per le modifiche interne, la metodologia BIM è la scelta giusta. Voi per la velocità di modifica degli elaborati, la velocità nel realizzare le tavole comprese i gialli e rossi, cosiddette demolizioni e ricostruzioni, e quindi avere tutti i dati costantemente aggiornati. Se invece lo scopo dell'intervento è chiedere delle autorizzazioni particolari, dove la sola planimetria è più che sufficiente, si è più speditivi in ambiente CAD, dove effettivamente tutte le informazioni del BIM non servono. Se dobbiamo progettare un nuovo immobile, che sia una villa, una palazzina residenziale, misto ufficio o un complesso industriale, il BIM è la scelta obbligata, semplicemente per tutte le potenzialità che ci offre, che abbiamo visto in precedenza. Dalla pianta al 3D, agli abachi, al computo, fino a passare per la clash detection, per le interferenze tra le varie discipline, architettonico, struttura, impianti, e tutte le informazioni che possiamo applicare agli elementi, che ci permette, solo per citarne alcune, di filtrare graficamente le porte e i muri con determinata resistenza a fuoco ray. Sono piccoli e grandi strumenti che dimezzano e approfondiscono a livello microscopico il progetto. Storia diversa è nel caso di appalti pubblici, dove sta diventando sempre più obbligatorio l'uso di BIM per appalti con soglia superiore a 50 milioni di euro, fino ad arrivare all'uso imprescindibile del teletecnologia nel 2025. Perché questo? Perché tra stazione appaltante e appaltatore si guida a tenere traccia dell'opera dell'esecutivo all'as built, cioè il costruito effettivo, è fondamentale per tenere traccia dell'immobile dal cantiere alla dismissione. Quindi, dopo aver capito che il BIM è effettivamente il presente ed il futuro, ma aver capito anche quando farne a meno perché in diversi contesti il CAD è più veloce, ti lascio con una domanda semplice. Tu quale software utilizzi? Che sia CAD o BIM, rispondimi nei commenti. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare like e attivare la campanella. Ciao e al prossimo video.